la parola al consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Quando parliamo di situazioni di disagio sociale, quando parliamo di situazioni rispetto alle quali bisogna dare risposte, la politica con la P maiuscola, intesa come risposte alle esigenze primarie del cittadino, non dovrebbe e non deve conoscere alcuna diversità di schieramento. Non deve esistere maggioranza e opposizione, perché stiamo parlando di difendere il sacrosanto diritto, paradossalmente non alla vita, ma alla sopravvivenza di chi versa in difficoltà economiche. Per cui lo sforzo di andare a trovare quelle risorse esigue per cercare di, ripeto, non risolvere i problemi, perché non certamente un intervento tampone potrà risolvere in assoluto le situazioni di miseria forte in cui purtroppo versa tanta gente, versano tanti tarantini, ma almeno, come dire, dare una boccata di ossigeno. Quindi preliminarmente l'impegno bipartisan, l'invito a un impegno bipartisan che, ripeto, non deve assolutamente conoscere opposizioni e maggioranza, deve essere soltanto un impegno morale nei confronti della città. Fatta questa premessa, devo dire che il funzionamento della macchina amministrativa si sostanzia di parte politica e parte appunto amministrativa, dirigenziale, e queste due componenti, nel rispetto ovviamente dei propri ruoli, evitando ovviamente che la politica possa prevaricare e schiacciare e soffocare i dirigenti, e viceversa i dirigenti che non devono comunque boicottare le iniziative politiche, tutto nel rispetto della legge e delle proprie competenze, però va detto che il dialogo tra parte politica e dirigenza ci deve essere. Nelle proposte di modifica al regolamento che 17 consiglieri hanno presentato, oltre alle due proposte presentate precedentemente dal collega consigliere Francesco Battista, dicevo, in queste proposte di modifica ce n'è una importante che riguarda i dirigenti, l'obbligo per i dirigenti di essere presenti nelle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni per ovviamente tematiche attinenti alla propria direzione. Pena la segnalazione al NIV, Nucleo Interno di Valutazione, con tutte le conseguenze, virgola, anche economiche del caso. E questa proposta non vuole essere assolutamente una intimidazione nei confronti dei dirigenti, ci mancherebbe altro, ma è un richiamo alle responsabilità dei dirigenti in quella ottica di azione coesa. Allora mi domando, nella fattispecie il dirigente ai servizi sociali, che è stato chiamato la prima, la seconda, la terza, la quarta, la decima volta, in commissione, in consiglio comunale, e non si presenta, scusatemi, ditemi voi, a me sembra una cosa aberrante, nulla di personale, massima stima per il dottor Spano, per l'amor di Dio, però c'è qualcosa che non torna. E allora è opportuno, anche sono opportune queste modifiche regolamentari per raddrizzare normativamente certe storture. Mi meraviglio poi che alcuni consiglieri di opposizione, in modo particolare, in commissione facciano ferro e fuoco perché i dirigenti non rispondono, perché i dirigenti non si presentano, poi arrivano in consiglio comunale e la frittata si ribalta. Il dirigente è bello e bravo e la parte politica carente. Allora, scusatemi, mettetevi d'accordo un po'.
Cioè, se dovete recitare un ruolo, decidete cosa fare nella vita, perché non è possibile nella commissione dire A e in consiglio dire B. Mi sembra un po' antitetica, contraddittoria la cosa, no? Allora, se il dirigente, ripeto, viene bacchettato in commissione perché non si presenta, o non si presenta in consiglio si ribalta la frittata. Ma ormai, forse, il mondo al contrario non è solo il titolo di un libro, ma è anche la realtà di Taranto. Ora, al di là, al contrario con la C minuscola, chiariamo, non confondiamo le carte. E, pertanto, ripeto, è opportuno che il dirigente spieghi, o sia messo nelle condizioni, gli sia, tra virgolette, imposto normativamente di spiegare una perdurante assenza, perché, ripeto, l'obiettivo non è assolutamente voler crocifiggere il dirigente, crocifiggere la parte politica, ma l'obiettivo è uno ed uno soltanto: dare risposte. Qui ci sono persone in aula che, devo dire, in maniera molto civile, in maniera molto composta, stanno reclamando, vogliono assistere, vogliono capire quello che sarà il loro futuro. E giustamente noi dobbiamo dare risposte, dobbiamo darle come amministrazione, ripeto, in senso lato parlo di amministrazione, parlo di parte politica, maggioranza e opposizione, ma le risposte le deve dare anche e soprattutto la dirigenza. Ripeto, consigliere, per favore, si avvia alle conclusioni. Poi ho ancora il tempo. Ho un minuto. No, ha sforato di 2 minuti veramente, per favore. Mi taccio, completo, 10 secondi e poi mi taccio. Ripeto, diamo risposte alla gente. Siamo stati eletti per aiutare a risolvere i problemi, soprattutto delle persone più in difficoltà. L'appello alla classe politica, l'appello alla dirigenza. Grazie. Grazie, consigliere Abate.